Il 2021 presenta tante novità nel panorama ciclistico mondiale. Nel World Tour, ovvero la categoria dove militano le squadre più importanti, avremo diversi cambiamenti per quanto concerne la fornitura di biciclette e di abbigliamento. Inoltre, diverse compagini hanno completamente cambiato il loro nome e il loro main sponsor in vista della nuova stagione. Perciò, per evitare di trovarci impreparati quando guarderemo le gare del nuovo anno in TV, vediamo insieme le novità della stagione 2021. Quella che nel 2020 era conosciuta come la NTT Pro Cycling, nel 2021 diventerà Team Kubeka Assos. E in questa squadra militeranno Fabio Aru, Giacomo Nizzolo e Domenico Pozzovivo. Il Team Sunweb, dopo diversi anni, cambierà nome e anche divisa. Diventerà Team DSM e avrà bici Scott, quindi ci sarà anche un cambio per quanto riguarda la bicicletta. Citroën decide di entrare nel grande ciclismo come main sponsor e comparirà sulle maglie della Jet2Air. La squadra francese quindi non sarà più a Jet2Air la Mondiale, ma a Jet2Air Citroën. La McLaren invece lascia come main sponsor Bahrain, che diventerà dal 2021 Bahrain Victorious. La nuova divisa con il rosso acceso esalterà quindi i colori del Bahrain. Attenzione invece al cambiamento più importante, che è in casa di quella che nel 2020 era conosciuta come Mitchelton Scott. C'è innanzitutto un passaggio di biciclette da Scott a Bianchi e vi è anche un nuovo nome. Dovrebbe essere o Green Age Cycling, come riportato dalla pagina Facebook della squadra, quindi un ritorno al nome antico della squadra australiana, o potrebbe essere anche Bike Exchange, come riportato proprio sulla divisa della nuova squadra. Scompare invece dal World Tour il CCC Team. La squadra con sponsor polacco è stata colpita dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 e dunque lo sponsor ha lasciato, abbandonato il mondo del ciclismo. La licenza di questa squadra è stata comprata dalla Wanty-Gobert, una squadra che per tanti anni è stata professional, una squadra belga, che finalmente in questo 2021 farà il suo debutto nel World Tour. Marginali le modifiche invece in casa Astana EF. Si passa da Astana Pro Team ad Astana Premier Tech, mentre la EF avrà Nippo come secondo sponsor e dunque diventerà EF Education Nippo. Da menzionare anche il passaggio da biciclette bianche a Cervelo in casa Jumbo-Visma, la squadra che nelle ultime stagioni sta dominando e si sta contrapponendo alla Ineos.